Ciao a tutti, bentornati ad un nuovo video targato edizioni limitate channel. Io sono Massimo e siamo di nuovo su Dea Trigger 2. Come vi ricorderete dallo scorso video, ci stiamo facendo strada nell'Africa per scoprire qualcosa in più sui problemi dell'epidemia zombie. Andiamo con uno degli ultimi schemi di questo episodio. In questo capitolo, se non ricordo male, siamo all'interno, ecco appunto, difatti, siamo all'interno di una miniera. Dobbiamo andare a scoprire qualcosa in più. All'interno di questa miniera sono nascosti dei barili. Questi barili contengono delle sostanze tossiche, radioattive, insomma, un colore verde fosforescente poco invitante. E dobbiamo andarli a analizzare. Nel frattempo i zombie sono subito pronti a darci un caloroso benvenuto, ma anche noi non siamo da meno. Vi ricordo, come già vi ho detto in precedenza, che sul canale potrete trovare altri video, sempre su Dea Trigger o altri videogame fatti sempre da me. E qualche... che dire, non lo so, sono a vostra disposizione per qualunque domanda. Iniziano i zombie speciali, abbiamo il kamikaze. Come vi ho detto anche in precedenza, man mano che il gioco va avanti, la difficoltà aumenta. Difatti, come potete notare, i zombie sono decisamente più aggressivi, comunque arrivano in ondate molto più numerose. Anche la quantità di zombie speciali diventa più insistente. Abbiamo qui il nostro amico zombie culone che si avvicina. Eccolo, ci fa vedere la parte migliore di sé. Questa missione sarà decisamente più articolata delle altre, difatti abbiamo, diciamo, raggiunto la metà dell'obiettivo complessivo, in quanto adesso dobbiamo prendere questi dispositivi e andarli a piazzare nelle vicinanze dei barili che abbiamo esaminato poco fa. Eccolo un altro. Eccola, questa è una cosa molto utile. Abbiamo trovato un pezzo del progetto per un'arma speciale. Più che arma speciale, per un'arma in generale, perché come vi dicevo nei video passati, queste armi si possono, cioè le armi per diventare sempre più competitivi nel gioco si possono ottenere in questa modalità o pagando, sborsando soldi reali, ma alla fine il gioco ne guadagna di longevità con questa scusa. Poi chiaramente, se avete a disposizione soldi, fate pure. Dobbiamo andare a prendere il secondo dispositivo dalla nostra Jeep. Might come in handy. Lock and load. Ok, vediamo da dove spunta.
Ecco di qua. Giusto per sicurezza. In base alla quantità di nemici che incontrate, vi consiglio sempre di portarvi dietro le due armi che potete scegliere per affrontare le missioni e avere due tipologie differenti. Una come una mitraglia liscia che vi permette di poter sparare una grossa quantità di proiettili e una come ad esempio il Winchester o una pistola Magnum o un fucile, uno shotgun, che sono molto utili perché riescono a fare parecchio danno, anche se purtroppo hanno pochissimi colpi rispetto alla quantità di danno che può, cioè la quantità di colpi che può portare un mitragliatore, sono veramente molto ridotti. Andiamo a posizionare quest'altro dispositivo. Eccolo. Meno male che in giro per questo schema ci sono parecchi rifornimenti di munizioni, perché come potete vedere sarebbe abbastanza difficile riuscire a completarlo tutto senza l'ausilio delle armi da fuoco. Ad esempio in questo gioco sono previsti nella sezione achievement, c'è un achievement dedicato al combattimento corpo a corpo. Difatti, ma più missioni completate utilizzando solo armi da mischia, più punti prenderete. Sono gli achievement, una volta completati vi daranno dei coin, cioè le monete, quelle che vi permettono di completare più velocemente gli schemi, o sono quelle che comunque potete comprare con l'ausilio dell'euro, del soldo vero. Andiamo a posizionare l'ultimo. Questo schema sembra quasi infinito. I'll take that. Bene. I will take you down. Ed eccolo qui, abbiamo messo l'ultimo. Ora possiamo semplicemente farci strada fino alla Jeep e uscire da questa missione. Approfittiamone per eliminare l'ultimo zombie speciale. Vediamo se otteniamo un po' di soldi in più o un'altra parte dello schema, sarebbe una cosa ottima. Devo dire che con l'andare avanti del gioco, gli autori, cioè i creatori del gioco, hanno modificato la percentuale di drop, come si dice in gergo, degli schemi, dei progetti, delle armi, in quanto nei mesi passati, quando giocavo con più frequenza, erano molto più facili da trovare. Ora sto notando una diminuzione anche abbastanza ampia del drop di questi oggetti. Eccoci qua, abbiamo un aumento di virus, una mutazione del virus. Che vuol dire? Tutti, come avete potuto leggere, tutti gli zombie che incontreremo in questo momento, da questo momento in avanti, saranno ancora più potenti, ancora più pericolosi. Andiamo alla nuova missione, che si dà il titolo Il Riparatore. Siamo sempre in miniera. Dobbiamo andare a... Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a dare di nuovo energia al generatore elettrico della miniera. Ora, non so perché il generatore elettrico ha bisogno di essere ricaricato, visto che le luci della miniera sono accese. Comunque, noi non ci tiriamo indietro. E dai... Great. Bene, togliamo l'altro bidone. Nice. Ci sono un sacco di signorine che cercano di farci danno.
Lo zombie radioattivo che stress. Fa danno continuamente, più vi avvicinate più vi fa danno. Di conseguenza bisogna eliminarlo velocemente, molto velocemente. Prendiamo l'altro serbatoio, l'altra tanica. Ecco qui. Vediamo se riusciamo a completare. Ne manca ancora un pochino, ci vuole l'ultimo bidone di benzina. E giustamente siamo al bidone, abbiamo anche zombie. Ecco, eliminiamolo velocemente. Eat that. Quasi. Diamo il via all'impianto elettrico. Oh, that was close. Fatto anche questo. Ora finalmente possiamo andare via da questo, da questa miniera. Qualcosa ci blocca. Questo cancello sembra rotto, no? Ci si è chiuso davanti la faccia, è differente la cosa. Culone, vai via. Nice. Ok. Questi zombie sono... ecco, continuano a chiuderci la strada. E ora dobbiamo trovare un modo per aprire le porte. Eccolo lì. Excellent. Essendo un gioco studiato per essere giocato in velocità, non ha enigmi molto complicati, molto complessi o articolati, come potete vedere, perché alla fine si risolve, deve essere fatto tutto nel minor tempo possibile. Che magari se lo state giocando sul vostro cellulare può essere che vi trovate in fila alla posta o magari mentre siete sul pullman. Se invece lo state giocando su Facebook avrete probabilmente un pochino più di tempo, magari può essere anche che tipo siete in ufficio e quindi dovete farlo di nascosto. Abbiamo praticamente finito la missione. Eliminiamo questo ennesimo zombie. Vediamo che cosa ci lascia. Un ricordino, niente, solamente soldi. Va bene così. E ora raggiungiamo il nome della nostra destinazione. Una volta aperta questa valvola, dovremmo riuscire ad allagare la miniera. Mentre la valvola gira da sola, solo per la nostra presenza, abbiamo dei poteri particolari che non si viene detto da nessuna parte nel gioco. Eccola qui. Schema finito. Abbiamo fatta. Torniamo come al solito al nostro rifugio. E a questo punto vi do un arrivederci al prossimo video. Come sempre vi invito a passare sul canale YouTube e a mettere magari un mi piace, lasciare un commento al video o scrivere qualcos'altro. Fate sapere ai vostri amici magari che sto facendo questi video per voi. Ci sentiamo presto, ciao a tutti da Massimo, ciao! We'll be right back.